sera da Giuseppe Brienza e benvenuti a questa nuova puntata di temi di dottrina sociale della chiesa oggi abbiamo intitolato questa trasmissione eh, l'impegno eh, cristiano nella storia naturalmente non possiamo parlare di tutte le vocazioni che comunque si riconducono a quella principale che è la santità e tutte le vocazioni dicevo tutto l'arco di impegno di lotta e di attività di opere dei cristiani eh, nella storia ovviamente questa è una puntata particolarmente eh, diretta ai cristiani laici in quanto l'impegno nella storia è soprattutto eh, loro responsabilità ebbene quindi condivideremo questa puntata diciamo facendo alcune riflessioni sempre basate sulla presentazione e di documenti discorsi del, papa, del santo padre papa francesco su tre diciamo così dicevo eh, aspetti eh, la vocazione alla politica la vocazione all'insegnamento e quella poi eh, diciamo alla preghiera eh, ultima ma assolutamente la prima e quindi eh, intendevo partire per questa nuova puntata eh, su Radio radiomater da un videomessaggio, dal testo che poi è stato pubblicato eh, sul sito della Santa Sede, di un videomessaggio che Papa Francesco ha diretto ai partecipanti alla conferenza internazionale una politica radicata nel popolo. Eh, conferenza internazionale che si è tenuta il 15 aprile del 2021 a Londra con il titolo originale a Politics Root in the People. È una conferenza organizzata dal Centro per la Teologia e la Comunità, un'organizzazione diciamo eh, soprattutto animata dal mondo anglosassone cristiano, quindi non solo cattolico, e una conferenza che si eh, è diciamo, focalizzata sui temi trattati da un libro, che è un'intervista, una raccolta di testi di, di una conversazione del vaticanista britannico Austin E. Wright, Ehm, al Santo Padre, intitolato Ritorniamo a sognare, la strada per un futuro migliore. Ecco, una conversazione che eh, è stata molto opportunamente di, rivolta al Santo Padre nel marzo del 2020, quindi nel periodo più difficile della cosiddetta pandemia, ed è stata pubblicata in lingua italiana, tradotta eh, dalle edizioni PM nel dicembre del 2021. Ecco, diciamo, il Papa in questo videomessaggio. Eh, parla innanzitutto della povertà che è eh, figlia dell'esclusione dal mercato del lavoro no? che deriva da questa pandemia. Eh, il videomessaggio è del 15 aprile del 2021, ma chiaramente già nel tempo della conversazione dalla quale è stata tratta appunto la pubblicazione che ho citato, eh, la prospettiva era quella insomma. Eh, una espropriazione diciamo, di questa dimensione fondamentale per l'uomo e per il cristiano il lavoro, appunto che ha reso molto urgente, diciamo così, eh, l'opera di una politica, di una vocazione alla politica eh, radicata nel popolo, dice Papa Francesco. E quindi tocca un argomento che è quello, diciamo un po' riduttivamente definito come la minaccia del populismo che è, è anche all'origine di questa conferenza internazionale. Ebbene, la vera risposta al populismo non è affatto più individualismo, dice Papa Francesco, ma è il contrario. Ecco, innanzitutto una precisazione, il populismo non è condannato dal Papa, bisogna intendersi sul significato uh, del termine. E se populismo significa una politica senza popolo, allora sì, ma come lo stesso direttore esecutivo appunto di, questo, di questa organizzazione, il Centro per la Teologia e la Comunità, che ha organizzato la conferenza alla quale appunto è, diretta, è diretto il videomessaggio con il reverendo Angus Ritchie, un sacerdote anglicano statunitense, direttore esecutivo del Centro per la Teologia e la Comunità, quindi ha scritto un libro eh, intitolato Populismo Inclusivo, quindi bisogna intendersi sul contenuto della politica e non stigmatizzare sempre e comunque una frase, una definizione, poi magari... Quella, come quella di populismo, poi magari attribuita in maniera impropria o strumentale a determinati partiti, movimenti o esponenti politici. Ebbene, eh, Papa Francesco dice appunto, eh, in un recente libro, il, il reverendo Angus Ricci, descrive questa politica come populismo inclusivo, e, e dice giustamente, Papa Francesco, quello che importa non è il nome, bensì la visione, e si tratta, dice nel videomessaggio, di trovare meccanismi per garantire a tutte le persone una vita degna di chiamarsi umana, capace di coltivare la virtù, di forgiare nuovi vincoli. Ecco, questo è un passaggio che il Papa ha trattato nel libro, nella conversazione Ritorniamo a sognare. Quindi focalizzerei l'attenzione su due aspetti. Eh, capace di coltivare la virtù quindi ritornando all'argomento inizialmente citato appunto, la virtù innanzitutto nel lavoro, nella santificazione del lavoro e nel adempimento dei doveri ordinari del cristiano quindi può essere anche eh, diciamo, eh, il lavoro o meglio la missione di una madre di famiglia naturalmente e poi un secondo aspetto, forgiare nuovi vincoli ecco, quindi il Papa nel videomessaggio così come nel libro Ritorniamo a Sognare eh, ripropone la necessità dei vincoli delle radici delle comunità, eh, anche quindi comunità di lavoro, e di conseguenza quello sì viene condannato da Papa Francesco il globalismo che sradica, che omogenizza, che livella tutti i popoli e anche diciamo anche tutte le comunità, tutte le città. Come vediamo, eh, il disegno perverso del globalismo è quello di fare tutte le città uguali, tutte le città comunque a uso e a costumo del consumo. In ritorniamo a sognare eh, questa politica invece mh, della virtù e del radicamento, Papa Francesco la chiama politica con la P maiuscola, una politica come servizio, appunto questo è un insegnamento tradizionale della dottrina sociale della Chiesa, che dice il Papa apre nuovi cammini affinché il popolo si organizzi e si esprima. Ecco, anche da questo punto di vista, come vediamo, la cosiddetta pandemia ha per più o meno fondate ragioni impedito che il popolo non, non solo si organizzi appunto chiudendolo in casa e isolandolo ma anche che si esprima anche nelle elezioni eh, molto spesso rimandate sine die oppure eh, annullate eh, quando abbiamo visto in tanti paesi e anche occidentali era assolutamente possibile tenerli quindi Papa Francesco eh, invita il cristiano, il laico cristiano a un impegno nella storia ha un impegno politico, un impegno non solo per il popolo ma con il popolo, quindi una vocazione alla politica eh, che sia però radicata, dice il Papa, nelle comunità del popolo e nei suoi valori. Invece i populismi, appunto quelli contro il popolo, dice il Papa, non il populismo in quanto tale, si tratta sempre di intendersi sulle parole. Diciamo, invece i populismi seguono come ispirazione, dice il Papa, tutto per il popolo, nulla con il popolo. Ecco che. Allora vediamo che più che populismo dovremmo dirgli dittatura, totalitarismo, oppure come dice il Papa paternalismo politico. Ne consegue che il popolo in questa visione, appunto populista negativa, dice il Papa non è protagonista del suo destino, ma finisce con l'essere debitore di un'ideologia. Ecco, questa è una traduzione debitore diremmo pure, diciamo, viene il popolo ingannato da una ideologia inebriato e di conseguenza strumentalizzato. E continua nel videomessaggio appunto del 15 aprile del 2021, diretto a questa conferenza internazionale di Londra sulla politica radicata nel popolo. Diceva impossibile, dice il Papa, separare la promozione della giustizia sociale dal riconoscimento dei valori e della cultura del popolo. E qui il Papa sottolinea in più parti di questo videomessaggio e anche nella conversazione che è stata poi raccolta nel libro Ritorniamo a Sognare. Attenzione che nella cultura del popolo, prima di tutto c'è cioè la cultura religiosa, ci sono le tradizioni religiose quindi Papa Francesco nel video messaggio dice includendo i valori spirituali che sono fonte del suo senso di dignità. Ecco, quindi, come vediamo quello che è condannato è il globalismo perché sradica l'uomo dalla sua comunità, dalle sue radici, innanzitutto annullando la dimensione religiosa, quindi il globalismo è una nuova forma di ateismo eh, politico di un'ideologia eh, materialista rispettare il popolo dice il papa invece è rispettare le sue istituzioni anche quelle religiose e anzi alle obiezioni che spesso sono state rivolte verso questa diciamo politica per il popolo ehm, è quello di voler imporre al popolo una religione ma eh, il papa francesco risponde il ruolo delle istituzioni religiose, che sono le chiese, le parrocchie e le comunità, non è imporre, bensì camminare con il popolo, ma ricordandogli il volto di Dio che ci precede sempre. E qui eh, Papa Francesco riprende nel videomessaggio una proposta molto interessante che aveva già ehm, delineato nella conversazione con Austin Eve Reich, appunto nel libro Ritorniamo a sognare e che tutte le diocesi del mondo abbiano una collaborazione sostenuta con i movimenti popolari. Che vuol dire che la Chiesa fa politica? No, assolutamente, ma vuol dire che la Chiesa collabori in questa vocazione alla politica del cristiano, in questo impegno cristiano del laico nella storia, ricordandogli il volto di Dio che precede sempre anche l'impegno politico per riprendere il passaggio. Di questo testo molto interessante di Papa Francesco rivolto ai partecipanti alla conferenza internazionale di Londra, infatti, dice Papa Francesco in, un, in questo libro: Ritorniamo a sognare, se si disinteressa dei poveri, la politica cessa eh, insomma, di avere la, la sua prima eh, di, di perdere la sua prima battaglia. E il Papa fa anche un paragone con la Chiesa. Ecco, e dice. Eh, testualmente dal libro Conversazione con Austin Everett se si disinteressa dei poveri cessa di essere la chiesa mh, cattolica la chiesa di Gesù e rivive le vecchie tentazioni dice il Papa, di trasformarsi in una, in una elite intellettuale o morale, una nuova forma di pelagianesimo o di vita essena ecco, questa è anche una tentazione che il Papa richiama a questo gruppo ebraico, insomma dei Secoli anche precedenti la nascita e incarnazione di Cristo. Gli esseni erano un gruppo ebraico organizzato che a volte sono anche diciamo, considerati molto positivamente da parte di autori cattolici, ma attenzione, soprattutto perché erano organizzati in comunità monastiche. Ma erano un'elite intellettuale e morale che quindi vivevano isolati dal mondo, che può essere una vocazione speciale, naturalmente, ma non può essere una tentazione della Chiesa, della Chiesa di Popolo e quindi anche del cristiano impegnato nella politica, che voglia appunto guidare dall'alto come elite intellettuale o morale la vita del, del popolo. E in più il Papa sottolinea come una vocazione alla politica che non sia popolare e appunto che non sia un populismo inclusivo, se vogliamo usare anche questo termine, che può essere efficace anche se meno significativo una politica di questo tipo si disinteressa delle periferie appunto una delle frasi specifiche del magistero del papa e una politica che si disinteressa delle periferie dice il papa nel video messaggio. non saprà mai comprendere il centro e confonderà il futuro con un proiettarsi attraverso uno specchio quindi una politica autoreferenziale no? un modo di disinteressarsi dei poveri in pratica e in questo senso l'impegno del cristiano della storia eh, disconosce la sua vocazione perché disinteressandosi dei poveri eh, finisce per disprezzare la loro cultura e anche i valori spirituali del popolo alla fine eh, disprezzando i valori religiosi sia scartandoli sia sfruttandoli a fini di potere la politica diventa abuso di potere dice il Papa. Mentre conclude questo video messaggio eh, Papa Francesco che poi faremo una breve pausa musicale per parlare di un'altra dimensione importante del impegno cristiano del laico nella storia. Riconoscendo l'importanza della spiritualità nella vita dei popoli, si rigenera la politica. Perciò è imprescindibile, conclude il Papa, che le comunità di fede si incontrino, familiarizzino per lavorare per e con il popolo. Ecco per questo il Papa appunto richiama questo video messaggio, appunto questo centro eh, di eh, formazione, diciamo così, di cultura, centro per la teologia e la comunità eh, il cui direttore esecutivo appunto è un anglicano, è anche un appello all'ecumenismo, perché un ecumenismo delle opere non possa essere verso la costruzione di una Politica con il popolo, ma radicata nel popolo, come è quello che appunto è un dovere eh, che richiama Papa Francesco in questo video messaggio. Dobbiamo costruire un futuro dal basso, da una politica con il popolo, radicata nel popolo. Ecco, facciamo il primo stacco musicale e poi ritorniamo a parlare di un'altra dimensione importante dell'impegno cristiano nella storia che è quella dell'insegnamento ecco, alla luce anche di questa istituzione del Ministero legale del catechista eccoci di nuovo in diretta sono Giuseppe Brienza per la puntata di temi di dottrina sociale della Chiesa che abbiamo dedicato oggi all'impegno cristiano nella storia e abbiamo cercato insomma di fare un po una sintesi un pacchetto <ride> dell'impegno cristiano nella storia sicuramente non esaustivo Appunto abbiamo visto nella prima parte della trasmissione l'impegno politico, la vocazione alla politica, una politica radicata nel popolo come ci ha insegnato Papa Francesco, e, e, ma naturalmente una vocazione politica al bene comune che eh, non eh, ignora, anzi valorizza una vocazione anche nel servizio eh, dello Stato, dell'amministrazione. Ricordiamo che il 9 maggio del 2021 Papa Francesco... Insomma, ha deciso la beatificazione per rimanere all'ambito italiano un grande servitore dello Stato, fra i tanti. Ma comunque, in questo caso, essendo la sua vicenda umana molto vicina a noi, è il magistrato Rosario Angelo Livatino, beatificato ad Agrigento, martire della giustizia e della fede. E Papa Francesco lo ha voluto anche ricordare, appunto, il giorno stesso, della Regina Celli, del 9 maggio del 2021, per il suo servizio alla collettività come giudice integerrimo non si è lasciato mai corrompere si è sforzato, dice il Papa, di giudicare non per condannare ma per redimere il suo lavoro lo poneva sempre sotto la tutela di Dio ecco, ricordiamo, è stato ucciso barbaramente dalla mafia, dalla stidda ma è una forma di mh, appunto riorganizzazione della mafia siciliana e per questo Rosario Angelo Livadino è diventato, dice il Papa, testimone del Vangelo fino alla morte eroica, ecco il suo esempio sia per tutti specialmente per i magistrati, dice il Papa, stimolo ad essere leali difensori della legalità e della libertà. Naturalmente l'impegno cristiano nella storia, è tanto più nei paesi in cui, come vediamo, la giustizia, la ma il ruolo della magistratura va a impattare in maniera sia fisiologica sia patologica con la politica, come vediamo come la vocazione alla politica, al bene comune, non può non includere anche questa, che deve essere una dimensione importante. Eh, se vogliamo, della vocazione dell'impegno cristiano nella storia, che è quella nell'ambito della giustizia, della magistratura e di tutti i servizi che servono per far funzionare questa che è solo una pallida imitazione della giustizia divina, ma che comunque deve eh, aiutare l'uomo a vivere eh, con i suoi simili. Ecco, dicevo, la seconda dimensione che vogliamo toccare alla luce del modus proprio anticum ministerium, con la quale. Papa Francesco istituisce il ministero di catechista e appunto il servizio dell'insegnamento. Il Papa Francesco ha deciso con questo motu proprio, che è stato eh, pubblicato sull'Osservatore eh, romano il 10 maggio del 2021, ha voluto diciamo, istituire un ministero molto antico. E infatti, pensiero comune tra i teologi, che i primi esempi si ritrovino già negli scritti del Nuovo Testamento. Primi, nella vita delle prime comunità cristiane e eh, nel Nuovo Testamento, mh, ci, soprattutto, sono passaggi eh, di San Paolo del Vangelo di Luca che attestano insomma gli insegnamenti ricevuti da parte dei primi discepoli. Ecco, eh, pensiamo solo per fare un esempio, la prima lettera ai Corinzi, 12.28, in cui San Paolo fa menzione di questo servizio dell'insegnamento scrivendo alla comunità di Corinto, appunto alcuni, perciò Dio li ha posti nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri e quindi in questo caso Papa Francesco ci indica che si tratta dei catechisti. Lo stesso Luca apre il suo angelo attestando eh, di fare ricerche accurate in modo che Appunto, rivolgendosi all'ideale Teofilo, un discepolo insomma ideale, tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Ecco, l'evangelista sembra essere in questo passaggio Luca 1,34, ben consapevole che con i suoi scritti sta fornendo una forma specifica di insegnamento. Anche in questo caso eh, vediamo l'evangelizzatore che fa il catechista. L'Apostolo Paolo poi ritorna di nuovo sull'argomento quando raccomanda ai Galati, Galati 6,6, chi viene istruito nella parola condivida tutti i suoi beni con cui li istruisce. Ecco, in questo passaggio Papa Francesco ci fa eh, diciamo, subito eh, capire come eh, non si tratta di una vocazione del cristiano, soprattutto del laico, ad essere un docente che si mette in cattedra, ma fin da suoi inizi la comunità cristiana eh, ha... Eh, considerato questa forma di ministerialità come eh, una dedizione e come eh, una forma di mh, inserimento eh, nella comunità. Sicuramente l'aspetto dello studio è una mh, dimensione importante, ovviamente de dello studio guidato dalla Chiesa sotto il discernimento della Chiesa, perché il primo catechista ovviamente è il vescovo. Ecco, il Papa Francesco in questo modo proprio... Mh, ci um, identifica qual è lo specifico ministero del Catechista che verrà istituito quando uh, a breve, la um, congregazione um, per il culto divino e la disciplina dei Sacramenti, uh, pubblicherà il rito di istituzione del ministero legale di Catechista. Ecco, dicevo in che cosa consiste questa, questo ministero, questa trasmissione, eh, consiste nella trasmissione, nella forma più organica, permanente e legata alle, varie, alle diverse circostanze della vita dell'insegnamento degli apostoli e degli evangelisti. Quindi Bibbia tradizione: ecco, questo è anche un passaggio che Papa Francesco riprende dal Concilio Vaticano II, dalla costituzione dogmatica dei Verbum, perché appunto questo ministero del laicato è stato riproposto, evidenziato nella dottrina cattolica con il concilio vaticano II e qui ritorna permettetemi anche la prima parte della trasmissione alla vocazione alla politica e al servizio dello Stato eh, le varie mh, circostanze della vita alle quali eh, deve essere collegato eh, l'insegnamento del catechismo sono anche le circostanze storico-politiche l'intera storia dell'evangelizzazione dei due millenni della Chiesa mostra quanto sia stata efficace la missione dei catechisti in questa trasmissione eh, organica, permanente e attualizzata nella storia eh, della dottrina degli Apostoli e degli Evangelisti della Bibbia. In che modo lo possiamo dimostrare? Eh beh, Papa Francesco naturalmente fa l'esempio della pagina più bella della Chiesa, che è quella dei Santi, no? l'innumerevole moltitudine di laici e laiche che hanno preso parte direttamente alla diffusione del Vangelo, dice Papa Francesco, attraverso l'insegnamento catechistico. Ecco, Papa Francesco non fa un riferimento concreto ad alcuni santi o sante, mi permetto di fare solo due esempi: eh, fra, fra i tanti, innanzitutto il santo patrono dei catechisti, che è San Carlo Borromeo, fu grande catechista, e poi San Roberto Bellarmino, gesuita come Papa Francesco. E ricordiamo soprattutto il suo grande catechismo, che ha educato generazioni, soprattutto di giovani, alla dottrina della Chiesa, questa è una dimensione importante dell'impegno eh, cristiano, del nella storia perché ha dato appunto vita a autentici testimoni di santità, che in alcuni casi, dice Papa Francesco, sono stati anche fondatori di Chiese, giungendo perfino a donare la loro vita, e quindi il martirio. Della, eh, della vita insomma eh, anche nell'ambito dei catechisti quanti sono i santi martiri catechisti e poi il collegamento con la plantazio ecclesi quindi con la possibilità che spesso si è realizzata di fondare eh, nuove chiese da parte dei catechisti eh, alimentando eh, di bellezza di verità eh, le comunità i uomini e le donne che erano o sono ancora eh, a digiuno del Vangelo e dell'insegnamento cattolico, dice Papa Francesco in questo modo proprio, la lunga schiera di beati, santi e martiri catechisti ha segnato la missione della Chiesa che merita di essere conosciuta perché costituisce una feconda sorgente non solo per la catechesi ma per l'intera storia della spiritualità cristiana e come dicevo. Questa dimensione dell'impegno cristiano nella storia è stata riscoperta soprattutto dal Concilio Vaticano II, è il punto 4 del moto proprio che vi sto brevemente commentando: Anticum ministerium che istituisce il Ministero di Catechista del 10 maggio del 2021. A partire dal Concilio Vaticano II, la Chiesa ha sentito, dice il Papa, con rinnovata coscienza: l'importanza dell'impegno del legato nell'opera di evangelizzazione diciamo che nel decreto ad esempio a Gentes numero 17 si sottolinea il compito del catechista della massima importanza perché già allora figuriamoci oggi comunque eh, si de denota una insufficienza del clero ma Papa Francesco va oltre diciamo così questo ruolo diciamo se vogliamo di supplenza che chiaramente non è questo l'intento del decreto agentes, ma sicuramente la teologia del legato ha fatto passi avanti negli ultimi 50-60 anni, e quindi Papa Francesco nello stesso modo proprio, giustamente, eh, vede lo specifico del ministero laicale di catechista, non tanto per sostituire, lasciatemi dire, il sacerdote eh, o religioso eh, che eh, non c'è in varie contrade, comunità o città del mondo, ma eh, Papa Francesco... Vedendo appunto l'imporsi di una cultura globalizzata, come abbiamo detto prima, sradicante e, se vogliamo, scristianizzante, eh, chiede la presenza del laicato nell'insegnamento, in nel, eh, questo nuovo appunto ministero del catechista, questa sua presenza, dice il Papa, si rende ancora più urgente ai nostri giorni per la rinnovata consapevolezza della necessità di evangelizzare il mondo contemporaneo e per l'imporsi di una cultura globalizzata che richiede un incontro autentico con le giovani generazioni. Ecco perché il laicato. Perché naturalmente, come sempre consuetudine nella Chiesa, cer si cerca di eh, incontrare, di far incontrare eh, l'anima dei giovani con la fede e andare incontro ai tanti, giovani e meno giovani, che attendono di conoscere, dice il Papa. La, di conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. Ecco qui: lasciatemi quindi fare un commento esplicativo: anche insomma nel mio ruolo di giornalista cattolico che eh, diciamo si scontra quotidianamente con eh, missioni insomma, giornalistiche spesso esclusivamente eh, tarate a eh, denunciare il male, a denunciare il brutto, a denunciare il negativo che. Comunque non manca nel mondo contemporaneo. Ecco, ma io riprenderei invece questo passaggio di Papa Francesco. Eh, la missione del giornalismo deve essere anche volta a far conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. E quindi con le parole di un altro Papa Santo, eh, come Giovanni XXIII, anche nel Ministero dell'Insegnamento e, e del Catechista, che anche se vogliamo, come ho accennato il giornalista, che da, del giornalista cattolico che sotto alcuni aspetti anche egli è chiamato all'insegnamento, diciamo no ai profeti di sventura. Ed è compito di Papa Francesco, come ha fatto con questo modo proprio, è compito dei pastori sostenere questo percorso di formazione e di missione al catech al cate del catechista per arricchire la vita della comunità cristiana. E per questo si è arrivati appunto al riconoscimento di ministeri legali capaci di ehm, anche trasformare la società come abbiamo detto, e questo è un passaggio dell'Evangelio Gaudium di Papa Francesco, ecco di contribuire con i ministeri specifici del legato, fra cui anche questo del Catechista, di contribuire alla trasformazione della società attraverso la penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Ecco, questo è il numero 102 dell'Evangelio Gaudium. E Papa Francesco poi. Conclude questa interessante moto proprio che istituisce il Ministero Lacale di Catechista eh, con una mh, caratterizzazione che appunto mi è sembrato di eh, sottolineare prima, eh, spiegando con le parole di Papa Francesco che il Ministero Lacale neostituito di Catechista non è in primo luogo diretto a supplire alla mancanza di sacerdoti religiosi ma è una vocazione specifica una dimensione essenziale dell'impegno cristiano nella storia e quindi, e quindi Papa Francesco nel numero 7 del Motu proprio dice ne consegue che ricevere un ministero legale come quello di Catechista imprime un'accentuazione maggiore all'impegno missionario tipico di ciascun pattezzato che si deve svolgere comunque in forma pienamente secolare ecco perché la specificità del legato e dice Papa Francesco senza cadere in alcuna espressione di clericalizzazione: quindi, eh, qui poi concludiamo questa parte insomma, dell'impegno cristiano della storia, che ho ritenuto di eh, appuntare eh, in questa missione dell'insegnamento e nel nuovo opportuno ministero laicale del catechista. Non è anche in questo caso il catechista un prete o religioso mancato oppure una suora mancata, perché chiaramente. Il Papa Francesco con grande eh, forza rivolge anche questo ministero alle donne, alle cristiane impegnate eh, nella missione e nell'evangelizzazione. Ebbene, dice il numero 8, che conclude questo moto proprio, che al ministero istituito di catechista siano chiamati, dice Papa Francesco, uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che abbiano un'attiva partecipazione alla vita della comunità cristiana. E quindi ritorniamo a, a, diciamo, a quanto abbiamo detto all'inizio: non solo eh, studio, non solo cattedra dell'insegnamento, ma innanzitutto partecipazione edificazione eh, della chiesa nella par partecipazione alla comunità. E quindi anche qui Papa Francesco ci avverte a evitare di essere isolati. Anche parlo di tante buone comunità cristiane o nuovi cammini della Chiesa, eh, soprattutto nati dopo il Concilio Vaticano II, che debbono svolgere nei loro laici questa missione di catechista, ma inseriti pienamente nella comunità ampia della Chiesa Cattolica senza. Comunità separale, come Papa Francesco addirittura ha richiamato nel caso degli esseri. Ecco, facciamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo alla puntata dell'impegno cristiano nella storia di temi di dottrina sociale della Chiesa. Ritorniamo in diretta con temi di dottrina sociale de della Chiesa. Sono Giuseppe Brienza, Oggi abbiamo dedicato la puntata all'impegno cristiano nella storia in maniera molto ovviamente ridotta, ma direi significativa, ho pensato di ehm, sintetizzare eh, le nuove e più urgenti eh, dimensioni di impegno laicale nella storia, nella missione appunto della politica, del servizio al bene comune, eh, nel servizio all'insegnamento, appunto come Papa Francesco ha ehm, ratificato con l'istituzione del Ministero laicale del Catechista, nella missione del catechista e infine in questa ultima parte della nostra trasmissione eh, parleremo dell'impegno più importante che è il fondamento di tutti gli altri eh, impegni di tutte le altre vocazioni del cristiano nella storia quello cioè della preghiera il combattimento della preghiera perché papa francesco essendo di formazione ignaziana eh, naturalmente usa spesso la parola combattimento spirituale e discernimento, che sono parole molto significative per eh, guidarci eh, nelle attività al servizio della Chiesa, al servizio del prossimo e nel appunto, dare vita, concretezza alle vocazioni a cui il Signore ci chiama. E prenderei spunto da un altro video messaggio, prima ne abbiamo citato uno alla conferenza internazionale di Londra, appunto sulla politica radicata nel popolo. E un video messaggio che Papa Francesco ha diretto il 10 maggio del 2021 per la presentazione del volume di uno dei suoi, diciamo così, padri spirituali, il gesuita Miguel Angel Fiorito, morto nel 2005, che ha avuto un, un ruolo molto importante nella provincia argentina della compagnia di Gesù. Ecco, un volume che è stato opportunamente tradotto in italiano e da poco diciamo pubblicato per le edizioni anche intitolato Cercare e trovare la volontà di Dio guida pratica agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio ignazio di loyola e dicevo che questa introduzione per parlare della vocazione alla preghiera all'impegno cristiano nella preghiera del laico parte dalla concezione diciamo che ogni diciamo vocazione, ogni impegno per il prossimo deve essere sempre radicato come insegnava appunto eh, Padre Miguel Angel Fiorito, richiama Papa Francesco in questo videomessaggio del 10 maggio del 2021 e nel, entrando nell'anima degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, ecco dicevo questa vocazione, questo impegno deve sempre essere radicato nel rispetto e nella fiducia della libertà dell'altro. Quindi ogni aiuto, ogni impegno, questo nella politica, nell'insegnamento e anche nella preghiera, arriva fino al punto in cui l'altro, nella sua libertà, desidera sinceramente lasciarsi aiutare. Quindi attenzione a evitare che la preghiera possa essere anche vista come una forma di diciamo, richiesta magica. Non può la preghiera ottenere per l'uomo, per il nostro familiare, per il nostro prossimo, un qualcosa che l'uomo non... Debba sposare nella libertà, ovviamente, illuminata nella grazia, alla luce appunto di questa guida della provincia argentina della Compagnia di Gesù. Degli anni in cui Papa Francesco, il futuro Papa Francesco, appunto, si formava come eh, tanti altri gesuiti, ma anche non gesuiti, nei esercizi ignaziani. Eh, Papa Francesco dice: L'aiuto spirituale è infatti aiuto alla libertà, è pertanto un supporto guidato dalla carità discreta. È possibile aiutare, dice Papa Francesco in questo videomessaggio, chi si esercita nella vita spirituale a fare un passo avanti con coraggio e audacia. E quindi ogni riforma spirituale, anche ogni riforma sociale, religiosa, dice Papa Francesco nel videomessaggio che abbiamo citato, non ha un carattere funzionale né può essere solo volta a un atto perfezionamento, ma è finalizzata sempre alla missione, ecco, quindi anche la preghiera diciamo non può essere né considerata come una bacchetta magica, no, Papa Francesco dice la preghiera non è una bacchetta magica, è un dialogo con il Signore, anche volto appunto ad aiutare il prossimo nella libertà, ovviamente illuminata dalla grazia. Ma neanche può essere eh, la preghiera e quindi anche la, la, la vocazione del cristiano alla preghiera, è una forma di eh, né funzionale appunto per cambiare le cose in maniera magica, ma né una forma di autoperfezionamento eh, come spesso il cristiano eh, che ha abbandonato la tradizione, l'insegnamento della chiesa, eh, cerca appunto, eh, come vediamo ad esempio in quella introspezione narcisistica. Della ricezione distorta in Occidente delle filosofie o religioni orientali, no? vediamo sempre la cosiddetta preghiera orientale di questi pseudo buddisti, ad esempio occidentali, ripiegata su se stessa. La riforma, invece, dice Papa Francesco, anche quella spirituale, è finalizzata alla missione. E fa un esempio, Papa Francesco, molto illuminato che riguarda San Pietro, appunto, il primo Papa. Vediamo che ogni volta che si confessa peccatore, immediatamente il Signore dice: il Papa lo chiama a seguirlo, perfezionandolo non in tutto, ma in ciò che serve per essere pescatore di uomini e per pascere le sue, le sue pecore. E quindi, innanzitutto, qual è una stella polare della missione eh, e della vocazione del cristiano? laico in questo caso nella preghiera è quello di uscire da se stessi per annunciare il Vangelo e, e qui dice Papa Francesco alla fine di questo video messaggio eh, il fuoco e la forma degli esercizi spirituali come insegna appunto Padre Fiorito consistono nell'azione interiore di conoscere tramite il discernimento la volontà divina sui temi rilevanti della nostra vita spirituale. Ecco perché quando anche chiediamo nella preghiera, come vedremo adesso con un testo dell'udienza generale di Papa Francesco, proprio sulla preghiera, no? la certezza di essere ascoltati c'è proprio in questo, nel discernimento, nel dialogo con il Signore. La volontà di Dio, le vie di Dio non sono le nostre vie, ma prima di tutto, ci ricorda il Papa, in quella che è stato bello, lo ha ricordato Papa Francesco, è stata la prima eh, catechesi faccia a faccia. No? Il 12 maggio del 2021, per la prima volta, grazie a, come dice Papa Francesco, al coraggio di Monsignor Sapienza della Prefettura della Casa Pontificia, il Papa finalmente ha evitato questa eh, forma di catechesi online. Insomma, diciamo, dice Papa Francesco, non è bello parlare davanti al niente, a una telecamera. E siamo perfettamente d'accordo, appunto <ride> è anche una dimensione dell'impegno cristiano nella storia, quello di incontrare il prossimo e non limitarsi allo schermo del computer o anche al, al libro, all'articolo. Tutto deve essere finalizzato, come dice Papa Francesco, alla missione, quindi all'incontro personale. Dicevo comunque, al di là uh, di questa premessa, che comunque fa parte della catechesi, eh, la catechesi... Eh, che Papa Francesco, appunto, ha riniziato faccia a faccia nel cortile di San Damaso, ancora sta continuando allora nel 12, il 12 maggio del 2021, intitolata Il combattimento alla preghiera. Dice Papa Francesco: La preghiera cristiana, come tutta la vita cristiana, non è una passeggiata. Nessuno dei grandi oranti, eh, aggiunge il Papa, che incontriamo nella Bibbia e nella storia della Chiesa ha avuto una preghiera comoda. Certamente la preghiera, dice Papa Francesco, dona una grande pace, ma attraverso un combattimento interiore, a volte duro, che può accompagnare periodi anche lunghi della vita. Pregare, dice il Papa, non è una cosa facile e per questo noi spesso scappiamo dalla preghiera. Ecco, in questa udienza generale del 26 maggio del 2021, sempre sulla preghiera, la certezza di essere ascoltati, Papa Francesco ci dà un vaccino, diciamo così, un vaccino spirituale contro questo pericolo di scappare dalla preghiera. Il primo l'ho già accennato, quello di non considerare la preghiera una bacchetta magica per ottenere eh, tutto e subito secondo la nostra mente e non secondo la mente di Dio. E la seconda dimensione è appunto quella di non pretendere che anche questa vocazione eh, alla preghiera sia facile, sia comoda, ma necessita il combattimento spirituale. E poi la terza dimensione, eh, attenzione a alludersi che eh, la vicinanza, l'amicizia con Dio si ottiene con una semplice ed esclusiva richiesta. Eh, bisogna cioè passare come ci insegnava tutti: Santa Caterina da Siena, no? dall'amore mercenario, cioè a pagamento, io ti prego tu mi dai, eh, passare dall'amore mercenario all'amore di amicizia. E... Papa Francesco, appunto citando il Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 2734, ci dice eh, il motivo per cui eh, purtroppo alcuni smettono di pregare e alcuni smettono di pregare perché pensano, dice il Papa citando il Catechismo della Chiesa Cattolica, la loro supplica non è esaudita. Ma se Dio padre eh, è buono, perché non ci ascolta? Appunto, molti dicono: ma evidentemente mancando di eh, profondità. La preghiera non può essere considerata, come dice Papa Francesco nell'udienza generale del 26 maggio del 2021, non è una bacchetta magica, è un dialogo con il Signore. E quindi, attenzione cari amici, appunto, a pretendere di riproporre nella preghiera cristiana questa modalità sottesa della pretesa, no? Quante volte appunto dei cristiani confusi partecipano alle sedute spiritiche che sono condannate nella Chiesa se non altro, anche perché molto spesso c'è anche l'influsso malefico del demonio, oppure la cartomanzia. Attenzione, che sono tutte forme di appunto pretesa verso Dio di eh, magia. E la preghiera non ha niente a che vedere con la magia, ma è un dialogo con il Signore altrimenti si rischia di non essere noi a servire Dio, ma di pretendere che sia Lui a servire noi, dice Papa Francesco richiamando anche in questo caso un punto sulla preghiera interessante del catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 2735. Ecco allora, dice Papa Francesco in questa udienza generale, il 26 maggio del 2021, sulla preghiera, sulla certezza di essere ascoltati. Ci spiega perché comunque ogni preghiera è ascoltata da Dio Padre. Ecco allora una preghiera che sempre reclama che vuole indirizzare gli avvenimenti secondo il nostro disegno, che non ammette altri progetti se non i nostri desideri. Invece dice Papa Francesco Gesù ha avuto una grande sapienza mettendoci sulle labbra il Padre nostro. Abbiamo mai pensato che le prime tre domande del Padre nostro sono domande dalla parte di Dio, eh, faccio considerare io e richiamando in questo senso quanto dice Papa Francesco eh, nell'udienza. Eh, nelle prime tre domande che pronunciamo, eh, siamo dalla parte di Dio e chiedono, dice il Papa, che si realizzi non il nostro progetto, ma la sua volontà nei confronti del mondo. Ecco qui aggiungo il senso dell'impegno cristiano nella storia: bisogna far lasciare a lui, rimboccandoci le mani naturalmente, ma facendo sì che, come dice. Il Padre nostro sia santificato il suo nome, che venga il suo regno, che sia fatta cioè la volontà di Dio. Quando preghiamo, quindi e così concludo questa puntata eh, di temi di ottani no, sociale della Chiesa, sempre chiamando le parole di Papa Francesco, quando preghiamo dobbiamo essere umili. Eh, è facile scrivere su uno stendardo, Dio è con noi, no? Ricordiamo i stendardi nel nazionalsocialismo Got mit uns. Ma pochi si preoccupano di verificare, dice Papa Francesco, se loro sono effettivamente con Dio. Da Giuseppe Brienza, allora l'invito per quest'estate a ritornare su temi di dottrina sociale della Chiesa, conversazioni di formazione e informazione cattolica sul canale YouTube Temi di Dottrina Sociale della Chiesa. Perché non siamo noi che dobbiamo convertire Dio, ma è Dio che deve convertire noi, e soprattutto attraverso la buona formazione sulla dottrina cattolica. Il mio saluto quindi per questa stagione di temi di dottrina sociale della Chiesa, sono Giuseppe Brienza e vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Mater. Arrivederci.